Buongiorno a tutte e benvenuti in questo nuovo video. Scusate tantissimo per la voce, ma ho un po' di mal di gola e penso che si senta. Purtroppo il freddo è quello che è. Parlando del freddo, sono contentissima perché la Nice Group mi ha inviato questo kit, che è il My Tricot Mini. Questo kit praticamente è un kit per fare la maglia e io sono contentissima perché dovete sapere che sono secoli che cerco di imparare a fare la maglia. Mia nonna ci ha provato per anni a insegnarmi e io sono una povera capra al riguardo e quindi non ci sono mai riuscita. Quindi vediamo se con questo kit semplice semplice riesco. Ringrazio la Nice Group per avermelo inviato, vi lascio tutti i loro contatti qui sotto nelle info box come sempre. La scatola è veramente bellissima, direi che adesso la apriamo e vediamo che cosa contiene. La scatola troviamo tutto il kit inserito in questa carinissima sacchettina di plastica con il sopracetato, che è veramente carina da riutilizzare sia per rimettere dentro tutto il kit ma anche per altre cose, tipo se vi serve per andare a fare ginnastica o altre cose del genere, ci potete mettere tipo i vestiti. Questo è tutto quello che ci viene dato nel kit, quindi abbiamo due gomitoli di lana, il telaietto là dietro. Abbiamo poi un uncinetto fatto così, che poi vi spiegherò come utilizzare, e un ago di plastica che non punge più di tanto, quindi non rischiate neanche di farvi male. Per finire ci sono le istruzioni, che adesso mi vado a leggere con tanta tanta pazienza. Oltre al kit vi serviranno anche delle forbici e un metro da sarta. Adesso che abbiamo tutto l'occorrente, direi che possiamo iniziare a lavorare. Allora, io vorrei fare una sciarpa e per iniziare direi che parto con la lana fucsia, che ha un colore bellissimo e la adoro. Allora, per prima cosa prendo il filo, prendo poi il mio telaio e inizio facendo un nodo sulla base, in questo modo. Ora che il filo è fissato posso iniziare a lavorare. Prendo il filo e faccio un giro dietro il primo chiodino, così. Vado avanti passando sempre da dietro e faccio un altro giro. Rifacciamolo. Passo da dietro, porto il filo avanti e così via. Ora completo tutto il telaio con questa tecnica. Una volta che avete fatto tutto il telaio in questo modo, semplicemente proseguite facendo un secondo giro superiore rispetto al primo filo. Mi raccomando, il secondo giro deve essere sempre sopra al primo che avete fatto. Una volta che avete completato il secondo giro, semplicemente prendete il filo e mettetelo verso il basso tenendolo fermo. Adesso prendete il vostro uncinetto, prendete la prima maglia che avete fatto e la tirate sopra. La fate passare così. Prendete l'altro cappio, sopra, così. E spingete il lavoro verso il basso. Maglia, sopra, e verso il basso. Una volta che avete completato questo passaggio per tutto il telaio, semplicemente riprendete il vostro filo e ricominciate a fare i vostri giri intorno a tutto il telaio. Io ho deciso di fare una sciarpa perché io adoro le sciarpe, però in realtà con questo kit potete provare tipo a fare anche dei cappelli, degli scaldamuscoli, dei calzini. Insomma, è molto molto versatile e penso che risolve un sacco i vari regali di compleanno, Natale. Man mano che andate avanti il lavoro rimane qui all'interno e quindi viene tipo un cilindro di lana ed è bellissimo, non vedo l'ora di finirlo. Lavorare a maglia comunque sia richiede il suo tempo, quindi adesso stacco il video e vi faccio vedere più o meno il lavoro completato come è venuto. Ok, dopo un bel po' di lavoro eccomi qui con la sciarpa quasi completata. Come potete vedere è parecchio 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 lunga. Il lavoro di questo kit è bellissimo, guardate che belle maglie che vengono, molto particolari, e poi il colore mi piace tantissimo. Adesso vi spiego come chiudere il vostro lavoro come ho fatto qui dall'altra parte. Quindi prendiamo il nostro telaio, dove come potete vedere ho lasciato soltanto i giri base. Come potete vedere ho usato quasi tutto il gomitolo, mi è rimasto pochissimo filo. Adesso, seguendo le istruzioni, taglio 50 cm di filo. Prendo le forbici e taglio. Dopo aver tagliato tolgo la lana in eccesso perché non ci servirà più. Ok, adesso prendo il filo e lo vado ad inserire all'interno del mio ago.
Ok, adesso prendo l'ago e lo faccio passare per ogni giro. Una volta fatto questo, stacco il filo dal telaio. All'ultimo giro infiliamo l'ago come sempre e poi stacchiamo il nostro lavoro definitivamente dal telaio. Adesso tolgo il filo dall'ago e tiro in modo da avere la tipica chiusura a sacchetto. Una volta che avete tirato bene, facciamo semplicemente un nodo per bloccare tutto quanto. Adesso potete decidere se lasciarla così oppure se fargli dei pompon alla fine. Io non farò proprio dei pompon perché non sono capace, come già vi ho detto, ma utilizzerò quest'altra lana per creare un piccolo inserto decorativo. Quindi apro la mia lana. Questa lana, come potete vedere, è molto differente dall'altra perché è pelosotta e soprattutto ha dei riflessi quasi metallizzati, quindi è molto molto bella. Non utilizzo il telaio questa volta, semplicemente tenendo le dita così faccio dei giri a piacimento fino a quando non siamo soddisfatte. Ok, quando avete raggiunto un po' lo spessore che più vi piace, prendete le forbici e tagliate. Prendete poi un altro pezzettino di lana, passatelo tra le dita e fate un nodo. Quindi adesso avete il nodo centrale, avete creato tipo un fiocco. Prendete le forbici e tagliate, attenti a non tagliarvi voi, le parti laterali. E avete creato un simil pompon. Ora ne faccio un altro da mettere anche dall'altra parte. Ed ecco qui la nostra sciarpa con i pompon completata. Io la trovo veramente carina e soprattutto mi sono divertita un sacco a utilizzare questo kit, che è semplicissimo, perché se anche io, che sono una emerita impedita a fare la maglia, riesco con questo kit a fare un'intera sciarpa, ci può riuscire chiunque veramente. Ringrazio ancora la Nice Group per avermi inviato il kit e vi lascio tutti i loro contatti qui sotto come sempre. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se lo comprereste e se vi potrebbe piacere come regalo di Natale. Vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!